Abbiamo avuto modo di sentirci durante il Memorial di Strongoli ed era tutta un'altra cosa. Ora è la prima volta che ci risentiamo dopo la chiusura della stagione. E eccoci qui all'apertura ufficiale. Lo sai che ci sono diverse domande da rivolgerti? Sì, io sono qua per rispondere. La prima è questa, incrociando le dita naturalmente. Tu parti per la prima volta con una squadra quasi completa. A dispetto di tanti altri, nel senso giusto del termine, che non hanno avuto la possibilità di iniziare con una rosa quasi completa. Sì, siamo un gruppo, come hai detto tu, quasi completo. Manca secondo me il centrale di destra, perché aspettiamo come finisce con Binetò, e quindi una volta che c'è Binetò, in questo momento siamo completi. Nonostante sappiamo che il mercato sia un po', no, una vetrina, un'incognita fino al 31 agosto, per cui vediamo cosa succede in uscita e poi ci regoleremo di conseguenza. La rosa, lo abbiamo detto, è quasi completa, mancano alcuni tasselli. Il fatto di poter lavorare con questi ragazzi, già conoscendoli e sapendo qual è la mentalità di Mister Drago, dovrebbe aiutarli e dovrebbe aiutare te. Sì, sicuramente. È il gruppo per il 90% al momento è quello dell'anno scorso, per cui sanno quello che io voglio, io conosco loro, per cui questo ci può favorire nella partenza, insomma, del campionato. Massimo, sei consapevole di quello che sto per dire? In pratica sei subentrato a Menichini, avevi tutto da dare ed era una possibilità eccezionale per fare in modo che tu iniziassi questa carriera. Ritengo, e correggimi se sbaglio, che le difficoltà inizino ora, perché tu ora devi dimostrare, certo, quello che sei e quello che sarai capace di fare. Certo, io l'ho dichiarato dall'inizio e sapevo già quando è finito il campionato che per me il difficile sarebbe iniziato adesso, quindi so che devo triplicare le forze per raggiungere quegli obiettivi che tutti ci aspettiamo, che sono inizialmente la salvezza, per poi cercare, insomma, di fare qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso, per cui so quello che mi aspetta, quindi c'è da lavorare insieme al mio staff, insieme ai miei ragazzi per far divertire la gente come abbiamo fatto nel finale dell'anno scorso. E purtroppo, Massimo, c'è un handicap, un meno 2, probabilmente potrebbe essere un meno 3. Ma pigliamolo un po' con filosofia, nel senso che nelle ultime due stagioni si è partiti con questo meno 2 e le cose sono andate bene, per cui purtroppo sì, partiamo, però non è il meno 2 che può far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Tante altre squadre partiranno con una penalizzazione, sarebbe stato meglio, insomma, partire da zero, però dobbiamo fare in modo di levare questo handicap. Tu vuoi fare qualche domanda? Sì, sì. Hai detto c'è l'incognita di Binetò, non dico come nome, ma hai chiesto che cosa per caratteristiche tecniche e fisiche alla società? No, con la società siamo rimasti, abbiamo fatto un quadro a fine campionato. Io non ho la presunzione, faccio l'allenatore, non ho la presunzione di volere quel giocatore o quel giocatore. Ho espresso quali sono le caratteristiche dei giocatori a secondo quello che è il mio modulo, il mio pensiero di calcio, e quindi ci siamo mossi così. Non ho, ripeto, non mi sento di fare il direttore sportivo, ne abbiamo uno che è già molto bravo, per cui sappiamo come si muove. Massimo, due pedine sono fondamentali ed erano ricoperte queste due posizioni in campo da Florenzi e Sansone. Dovranno essere sostituiti con altrettanti uomini dalle stesse caratteristiche? Sì, è arrivato Torromino, che lo voglio valutare in quella posizione. In quale, scusami? Da esterno sinistro. Abbiamo Kercec, che è arrivato da noi, quindi lo dovremmo valutare anche in ritiro per campionato. E poi secondo me c'avevamo già il trequartista, che per il mio modo di giocare può farlo molto bene, vediamo come si adatta, che è Maiello. Per cui ho queste tre soluzioni e aspettiamo. L'ultima battuta: cosa si devono aspettare i tifosi cortonesi e che cosa Massimo si aspetta dai tifosi cortonesi? In questo momento mi aspetto che si abbonino, perché c'è la crisi, però i prezzi sono accessibili, perché voglio dire
ci si può rinunciare anche a una pizza per fare un abbonamento, per cui questo è quello che mi aspetto dai tifosi. Loro noi speriamo di dare e di fare quello che abbiamo fatto nel finale di stagione, creando sempre un calcio propositivo, un calcio votato all'attacco, per cui a me piace dire che non basta la passione per portare gente allo stadio. La passione dopo tanti magari 0-0 oppure anche vittorie di 1-0 striminzite, poi la gente si annoia e non torna a casa soddisfatta. Bisogna cercare di far divertire le persone, anche magari rischiando di vincere 3-0 e poi ti ritrovi sul 3-2, 3-3. Spero di no, però questo è il calcio che a me piace. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie.